posso abituarmi. Ce ne vedo quattro orecchie. Allora, intanto vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo di essere qui in questa giornata speciale. E oltre a ringraziare voi, volevo ringraziare innanzitutto di solito si fanno alcuni del coach all'inizio, perché il grazie è sempre importante. Non so come tenerlo, scusatemi, devo prendere la pratica. Volevo ringraziare le missionarie della consolata che ci stanno ospitando, magari le facciamo anche un applauso, perché abbiamo praticamente invaso casa. Quando ho chiamato Suor Regina per dirle: senti Suor Regina, quest'anno per la festa della famiglia mi hanno appena mandato un link, questa è una famiglia santa, dobbiamo chiamarli, dobbiamo portare loro, io sento Padre Vito, dobbiamo chiamarli, perché una cosa così non può restare così un link, io devo portare questa testimonianza ai miei giullarini, no? E lei ha detto: sì, questa è un'invocazione, è un'idea dello Spirito Santo. Poi mi ha detto: ma quanti sarete? Io ho detto: ma non lo so, con i giullari, qualche amico, un centinaio. Allora, per il momento avete dato adesione in 400, che magari stanno arrivando, insomma, da Bari, da Roma, da... Questo vuol dire che c'è fame di santità, c'è fame di Dio, quindi veramente grazie, perché se siete qui perché c'è fame di Dio, abbiamo bisogno di dire che tutti noi siamo chiamati alla santità. Chi siamo noi? Lo dico io, chi siamo noi? La lezione è questa. Chi sono i giullari di Dio? Allora, noi siamo una Onlus, siamo un'associazione che formalmente è una Onlus, in realtà siamo una grande famiglia. Cerchiamo di seguire tre piste, sono le nostre tre colonne portanti. Inizio dall'ultima, che non è l'ultima, di solito. Allora, preghiera, cammino e servizio. Servizio perché è più facile col camice e il naso rosso. Voi avrete pensato, questi sono i clown tipo Patch Adams che vanno negli ospedali. No, non siamo i clown tipo Patch Adams, siamo i giullari di Dio. Cerchiamo di portare non solo il sorriso, ma con la nostra povertà dobbiamo portare Dio. Possiamo e con il nostro esserci e e andiamo in ospedale, in carcere, al Comandoporto, che è il carcere minore di Torino, e poi al Cotello. Preghiera, cammino, servizio e cammino. Il cammino, cosa intendiamo? Noi tutti da 13 incontriamo con i nostri giullari per fare famiglia, per fare fraternità e per fare famiglia spirituale. E preghiera perché forse tutto da Dio, e quindi una volta al mese facciamo l'adorazione dei giullari, la preghiera del giullare di Dio. Mettiamo Gesù al centro, Gesù Eucaristia al centro, ci incontriamo e questo è il motore che porta avanti il resto. Dire come sono nati i giullari di Dio è troppo lungo, io non voglio prendere tempo a Padre Vito e Enrico e la loro testimonianza. Solo due parole, siamo nati come le cose preziose da una grande offerta d'amore, che è la nostra luce. La nostra perché è un pezzo di luce di tutti i giovani. Lei è stato e sarà il tabernacolo dove era custodito Gesù per noi, e le cose belle funzionano perché c'è sempre qualcuno che offre anche per chi ha bisogno. Però ci sarà modo e tempo. Anzi, se volete conoscere di più, ci sono i ragazzi che abbiamo preparato un giornalino dove un po' raccontare la nostra storia, e così magari potete vedere un po' chi siamo e quello che succede. Niente, io vi auguro soltanto che lo Spirito Santo soffi in questa giornata e riempia di luce e di fede i cuori del mio amico. Però si sente, è troppo alto. Allora, vieni Vito. Allora, io sono Rocco, il marito di Mary. Io la chiamo Vita perché è la mia vita, e lei si confonde. Vita, vieni, non Vito, vita.
Allora, vi diamo il benvenuto, tutti i giurati vi diamo il benvenuto con un grande applauso a tutti. Vi posso chiedere velocemente da dove venite? Da dove venite? Da Torino, Milano? Susa? Tu da dove vieni? Reggio Emilia? Genova? Bologna? Varese? Varese? Giussano? Dov'è? Ah, ok. Puglia? Sicilia? Sicilia? Allora, che dirvi? Innanzitutto un grazie, perché io inizierò a dirvi che dove ci troviamo? Questa casa, dove oggi siamo, è la casa madre delle suore missioni della Consolata. Da dove partivano tutte le suore per andare in missione. Qui abbiamo rappresentato Suor Regina sul suo trono e Suor Gianna da qualche parte, da qualche parte. Quindi da qui partivano per la missione, da qui oggi facciamo anche noi un viaggio nella santità, un viaggio dell'amore. Quindi vi diamo questo grande benvenuto, invochiamo lo Spirito Santo affinché possa scendere ciascuno di noi e donarci qualcosa di unico e prezioso. Va bene? Cedo la parola al Padre Vito. Un applauso al Padre Vito. Va bene, invochiamo lo Spirito Santo con una preghiera che è di Santa Caterina, che chi è venuta da Assisi conosce, e chi non la conosce la ripete dopo di me. Ci alziamo in piedi. Spirito Santo, vieni nel mio cuore. Con la tua potenza attraigo a te. Concedimi carità con timore. Riscaldami e infiammami con il tuo dolcissimo amore. Sì che ogni pena mi paia leggera. Dolce mio Padre e dolce mio Signore. Ora aiutami in questa mia azione. Cristo amore, Cristo amore, Cristo amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Francesco e Santa Chiara, pregate per noi. State seduti. Allora, questa mattina ci sembrava tanto il tempo, e invece mi sembra che sarà poco. E quindi, insomma, la vivremo così. Adesso noi abbiamo realizzato un filmato su Chiara, dove ci sarà Chiara, che voi vedete in esclusiva, nel senso che è preso da materiale, insomma, dei nostri amici, fatto dai nostri amici. E allora prima di vedere, vedremo questo filmato e poi ci sarà il tempo per sentire Enrico, per fargli delle domande. Visto che ce l'abbiamo qui, ne approfittiamo, no? È stato, come vi diceva Mary, è stato un incontro che si è organizzato un po' da solo. Non abbiamo mai fatto incontri su Chiara, evidentemente, e non sappiamo come si fanno gli incontri su Chiara. Noi siamo qui perché chi ha sentito un po' l'omelia del funerale, vi avevo detto, a nome di tutti gli altri, insomma, dei nostri parenti, dei nostri amici, vi avevo detto, noi abbiamo visto la vita eterna. Se io vi racconto alcune cose, se volete sentirne altre, venitecele a chiedere. E un pochino siamo qui per questo motivo. E quindi ci farete le domande, perché non
non sappiamo manco perché state voi qua, io me lo chiedo perché voi siete qua. Quando Diana era ancora malata, insomma l'ultimo periodo della sua vita, c'era la processione a casa sua, a casa di Enrico, e Chiara diceva: ma che vengono a fare qua? Ma che gli devo dire? E Chiara, non lo so, insomma, cioè, alla fine e la gente veniva a prendere, insomma, era una cosa meravigliosa vedere Chiara e Enrico. E lei non si rendeva conto della bellezza, insomma, che era. E quindi anche noi certe volte ci chiediamo, voi che cosa sarebbe bello chiedervi, che cosa vi aspettate da questo incontro? Io do per scontato che voi vogliate sentire Diana e di Enrico. E infatti quando Mary voleva fare, ha fatto la locandina, e cioè, mi sa deve essere la testimonianza di Chiara, insomma, Enrico all'inizio non doveva venire, poi insomma per una serie di coincidenze fortuite si è trovato durante una telefonata tra me e Mary, e per fortuna insomma adesso Enrico è qui, Enrico è laggiù, adesso dopo lo vedrete, è un bell'uomo, lo riconoscerete presto. E dicevo, insomma, Chiara è Mary voleva mettere appunto la testimonianza di Chiara e io ho voluto invece che si scrivesse il nome di Enrico, non perché Enrico mi paga o perché ci vogliamo bene, perché la storia di Enrico e Chiara è la storia di un matrimonio e che questa è stata la via per la quale il Signore ha realizzato la santità di Chiara. Non ci poteva essere Chiara senza Enrico e non ci può essere Enrico senza Chiara. Questo già ci dice tanto, che appunto la santità e la coppia, ce lo fa vedere per primo, non è una roba per fuori classe, diciamo così, di persone che si distinguono dagli altri, ma nella santità non si diventa santi da soli. E quindi, e soprattutto il matrimonio è questa cosa bellissima per la quale il Signore dona dei doni particolari, ma li fa a tutti e due. E la cosa bella che fa il Signore, che io ho visto, adesso vi raccontate quello che ho visto, è che i doni non li fa a tutti e due come vogliamo immaginarci noi romanticamente insieme. Il Signore fa i doni a tutti e due separatamente. È curioso, voi ci avete mai pensato perché Gesù è nato fuori dal matrimonio? Perché Gesù è nato fuori dal matrimonio, lo sapete? Ma non poteva avvenire che questi già si erano fidanzati ufficialmente, si sarebbero sposati, Giuseppe e Maria, dico questi due, si sarebbero sposati di lì a poco, no? Poteva aspettare 2 mesi, 3 mesi, 4, 5, no? Loro stavano lì la prima notte di nozze, no? Voleva che comunque la mamma di Gesù fosse vergine, va bene? Allora lei aspettava 3-4 mesi, la prima notte di nozze, doveva comunque appare in angelo, no? Poi alla fine apparso a tutti e due. Appariva st'angelo a tutti e due insieme, Gabriele, tru, annunciazione, tu, Maria. Poteva fare così? Tutto in pace, tutto e due, allora volete questo figlio, non è un figlio qualsiasi, è un messia. Quanti ci sono dei messia? Uno, nel mondo, nella storia, il figlio di Dio. E Maria e Giuseppe guardavano, che facciamo? Diciamogli di sì, va bene, sì, accendiamo. E non è andata così, tutto molto romantico secondo noi, ma non è andata così. È andata che ha creato un casino, è andata che ha passo a Maria e l'ha lasciata incinta, e dovevo dire a Giuseppe che era incinta, e questo ha creato un casino in Giuseppe, e poi è apparsa a Giuseppe. Perché? Perché? Cos'è mai chiesto? Perché si complicano le cose? E così è, perché i doni di Dio, Dio li concede così. Uno, perché non vuole che nessuno risponda per conto di altri, quindi vuole una profonda libertà, non voleva costringere Giuseppe a dire di sì, quella era la santa e lui
andava a rimorchio come sempre, no Giuseppe, dice Giuseppe, quello ha fatto voto di virginità, e Giuseppe dice va bene, e invece Giuseppe si è scelto quella vocazione, Dio gli aveva fatto la proposta e lui se l'è scelta da solo, lui con Dio. E allo stesso tempo ti fa capire che i doni, per accedere ai doni di Dio e capire il dono di Dio, devi passare dall'alfa. Per capire la tua vita, chi è tuo figlio, chi è veramente tuo figlio, tu una parte della verità di tuo figlio, della tua storia, la sai, ma l'altra parte la conosce solo il tuo compagno, la tua compagna. E per capire il mistero di Dio ancora di più, perché quel figlio non era soltanto un figlio, era addirittura Dio. E per capire il mistero di Dio non lo puoi capire da solo. Quel mistero si svela al tuo compagno, che era quel figlio, il figlio di Dio, lo sai tu e ne sai una parte, e lo sa l'altro e ne sa un'altra parte che tu non hai. Capite che bellezza il matrimonio? Che fatica il matrimonio? E capite che roba grossa è rompere un matrimonio? Cioè te perdi un volto di Dio, cioè te perdi un aspetto di Dio importante che solo quell'altro ti poteva rivelare. Lo dico, però poi il Signore fa quel grande, lo dico a chi ha tradito, chi tradisce, chi vorrebbe tradire, chi vorrebbe rompere, chi vorrebbe... Uno per capire la serietà, e due poi il Signore fa cose grandi anche attraverso, ma questa è un'altra storia, anche attraverso il matrimonio, tradito, credito, questo lo vedremo. Allora, quello che ho visto, adesso vedremo il filmato sarà fatto così, è stato pensato così, secondo me è molto bello. È stato pensato così, abbiamo preso alcune parti del rito del matrimonio di Enrico e Chiara, che io ho celebrato il 21 settembre del 2008, quindi due giorni fa abbiamo festeggiato con Enrico l'anniversario di matrimonio nella parrocchia dove abbiamo celebrato il funerale di Chiara. Stavamo lì, insomma, la provvidenza ha voluto che io fossi a Roma ed è andata così. Allora, quel giorno benedetto, il giorno del loro matrimonio, il Signore gli aveva fatto delle promesse, gli erano state dette delle cose, c'erano delle letture particolari che loro avevano scelto, alcune, e altre invece erano proprio del giorno del matrimonio. Il rito del matrimonio prevedeva alcune cose, si sono dette tra di loro certe cose, e il Signore gli ha detto certe cose. E abbiamo visto... Abbiamo preso dalla testimonianza di Chiara, Chiara ha fatto una testimonianza quando siamo andati poco prima che lei morisse, subito dopo che abbiamo saputo che appunto non, la medicina non poteva fare più nulla, Chiara, ripeto Chiara, ha voluto che noi andassimo a Medjugorje. E all'inizio è nato come il viaggio a Medjugorje, è nato come questo incontro qua. All'inizio, viste le condizioni di Chiara, lei sarebbe andata con la nave, il pullman, insomma, avrebbe usato i soliti mezzi. E noi siamo detti, quando vai, oh, è una malata terminale. E quindi si era deciso di organizzare un volo per 7 persone, no? Poi chi voleva venire, veniva. Ecco, alla fine sto volo l'abbiamo fatto, un volo privato, ed eravamo 160. E questi erano quelli stati selezionati, perché nel giro di 3 giorni quelli che volevano partecipare a questo pellegrinaggio di 3 giorni erano oltre 300. E allora dicevamo, e abbiamo visto quando, e lei a Medjugorje ha lasciato questa testimonianza, e lì quel piano ha lasciato questa testimonianza, per cui abbiamo preso i pezzi della loro testimonianza e li abbiamo messi in corrispondenza di quello che il Signore il giorno del loro matrimonio ha realizzato, aveva detto. E abbiamo visto una cosa meravigliosa, abbiamo visto come
il Signore è fedele alle sue promesse. Quello gli aveva promesso e quello, ma molto di più, molto di più di quello che aveva promesso nel matrimonio o che ci potevamo immaginare. E certo, voi dite, ma capite, io penso che questa risposta è questo motivo, perché noi stiamo a dire che Dio ha realizzato le sue promesse e di fatto Chiara Corbella qua non c'è sta, è morta il 13 giugno, ha lasciato il marito e il figlio e ha avuto altri due bimbi che stanno già in cielo. Capite? Io vi dico, Dio ha realizzato le sue promesse ampiamente. Questo è quello che vi incuriosisce. Io penso che voi state qui perché nel cuore vostro c'è stata come un'intuizione, una roba che avete capito, dice questa è troppo bella, non si capisce che... Però poi io ti dico, ma tu vorresti due figli che non sopravvivono al parto, che vivono mezz'ora? Vuoi morire di cancro e lasciare un figlio di un anno? Tu non redisci davanti a questa cosa. Però il cuore tuo ha intuito che c'è una bellezza in questo. Per questo voi state qua. Diciamo, ci spieghi ma che è successo? Allora, quello che vi racconto, cominciamo da Adamo ed Eva, insomma. Veramente, maschio e femmina li creò. Quello che ho visto è visto un fidanzamento disastroso, non è vero, non era disastroso, era un fidanzamento molto conflittuale e io credo che un matrimonio sano nella pace nasce da un fidanzamento nella guerra. Le guerre le devi fare prima per vivere nella pace nel matrimonio. Perché se va tutto bene nel fidanzamento non ci siamo capiti. Ma sa che stiamo. Abbiamo tutti e due l'idea di andare a Nord Italia, però una volta arrivati a Piacenza o a Bologna ci accorgiamo che non volevamo andare nello stesso Nord Italia. E allora che è successo nel fidanzamento? Nel fidanzamento hanno imparato, e dico è Chiara una cosa, e lo dirà nel filmato Chiara, una cosa fondamentale, che nel fidanzamento si deve imparare a perdere, imparare a lasciare andare l'altra persona, paradossalmente. Per poter stare bene insieme devi imparare a perdere l'altro. Lo dirà Chiara. Chiara ha fatto nel fidanzamento questo passaggio, quando ha conosciuto Enrico a Medjugorje, è tornata a casa e al padre gli ha detto io questo me lo sposo, aveva 18 anni. E Chiara è passata da questo io adesso me lo sposo al giorno del suo matrimonio, 6 anni dopo, e ha detto io accolgo te Enrico come mio sposo. Cioè passata dall'idea che quella persona mi è dovuta, è diritto mio, è mio. È passata invece ad accogliere l'altro come un dono, come il dono che Dio ti ha fatto. Per cui il fidanzamento è riuscito, sia se tu alla fine, e Enrico invece pure, fatta la stessa cosa, per cui il fidanzamento funziona. Sia quando tu capisci che quello è il dono che Dio ti ha fatto, per cui, e questo è quello che ho capito Enrico, devi vendere tutto il resto, devi imparare a lasciare tutto il resto per accogliere quel dono che Dio ti sta facendo. Dio promette il 100 per 1, però tu quell'uno lo devi lasciare. Tante volte l'uno che devi lasciare a un certo punto nel fidanzamento, proprio quella cosa che tu non vorresti mai lasciare. Quindi Enrico ha imparato che Chiara era l'occasione, lo sentirete. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e segui. E Chiara invece ha capito nel fidanzamento che era importante, se quella non era il suo, non era la sua missione, se Enrico non era quella persona che Dio aveva pensato per lei, allora lo doveva lasciare andare per il bene suo e di Enrico.
E questo lei lo dirà, dice che questa è una cosa che lei ha imparato e che praticamente gli servirà a livelli diversi e con intensità diverse tutta la vita. Lei scriverà al figlio, c'è una lettera che è un po' il testamento che lei ha scritto, Chiara, a Francesco, no? E lei dice così, credo di avere la situazione a meno 7, si può avere un po' tanto, sì. Perché Chiara ha fatto la stessa cosa con i figli, ha detto i figli, quando è nata Maria, mezz'ora è vissuta, poi l'ha lasciata andare, quando è nato Davide, mezz'ora, e poi l'ha lasciata andare. Quando è nato Francesco, era lei che doveva lasciare andare, per cui ha fatto una cosa bellissima. Grazie. Ha fatto una cosa bellissima. Ha preparato Francesco al distacco. Per cui lasciava che Enrico lo tenesse più tempo in braccio. Certe volte si limitava a tenerlo in braccio. A un certo punto ha deciso di smettere di allattare, perché così Francesco si allenava a stare senza di me. E questo si impara per le coppie che sono qui, i fidanzati, per chi non è ancora fidanzato, l'aspirante fidanzato, gli aspiranti fidanzati, insomma, si imparano il fidanzamento. E chi è già sposato lo deve imparare uguale. Cioè questo non l'abbiamo fatto durante il fidanzamento, ho tentato in tutti i modi di tenermelo vicino quell'uomo, ho tentato in tutti i modi di tenermela vicino quella donna. E lo imparerai, lo devi imparare adesso, perché sennò è un casino. Perché sennò non lasci mai andare l'altra, cioè non è libera, non è un amore vero. E sarà un casino, quanto soffrite voi perché i vostri genitori non vi lasciano andare. Quei sensi di colpa, le cose. Lasciano, quanti genitori soffrono perché voi non li lasciate andare. Quando si parla dell'accanimento terapeutico, e quindi si pensa ad essere super cattolici dicendo che bisogna protrarre le cure fino all'infinito, non è proprio così. Tante volte dietro un accanimento terapeutico c'è sta un marito, dei figli che non riescono a lasciare andare un'altra persona, non c'è l'amore. L'amore si sente nelle parole di Enrico quando dice: se lei sta andando verso chi l'ama più di me, perché dovrei essere triste? Avete visto la frase? Bella questa frase, eh? Lacrime e sangue. E allora? No, lacrime e sangue non vuol dire che ci dobbiamo impegnare, eh? Vuol dire che fa soffrire questa frase. Però quando Enrico diceva questa frase, la diceva con una naturalezza, non si stava forzando, adesso devo fare il santo e devo dire questa frase. Era una cosa che era entrata nella loro logica, nella logica dell'amore. E Chiara dirà così al figlio: se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono. Come dice San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Non abbiamo amato i tuoi, noi abbiamo amato i tuoi fratelli, Maria e Davide, ed abbiamo amato te sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi. E così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene, perché è un dono che Dio ti fa perché tu possa farlo fruttare. E in questo lei poi aveva... Sono entrate veramente nella logica. Poi il Signore gli ha restituito Enrico, come sentiremo nel filmato. E lei ha capito che tutte le volte che si attaccava a qualcosa la doveva mollare,
aveva capito questa logica, per cui la mollava e il Signore ci aveva un dono più grande per lei. Quando è stato, questa cosa l'ha ancora capita Chiara, quando vi dicevo nell'omelia, chi di voi l'ha sentita, la tecnica dei piccoli passi possibili, è andata veramente così, eh? Se voi vedete la storia di Chiara, da adesso, cioè da questa prospettiva, che è il 23 settembre 2012, vi spaventa soltanto, invece il Signore l'ha preparata veramente. E lei, in qualche maniera, a vivere la sua morte così come l'ha vissuta, l'ha preparata il parto di Maria. Lei dice, grazie a Maria e Davide, grazie a Maria e Davide, noi ci siamo innamorati di più della vita eterna ed abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande ed aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Lei, quando poi andremo a Medjugorje per ringraziare del dono di Maria, per chi lo sa, insomma, Maria è nata, è vissuta a mezz'ora ed è stato giusto il tempo di darle il battesimo e di salutarla. E poi è andata. Abbiamo fatto un funerale due giorni dopo, tre giorni dopo, non mi ricordo più. Lei è nata il 10 giugno, Maria, abbiamo fatto il funerale ed è stato un momento bellissimo di festa. Chiara e Enrico suonavano, cantavano, c'era pochissima gente perché si sono impauriti, insomma, non sapevano che cosa venire a dire a Enrico e Chiara, non dovevano dire niente, avrebbero goduto di una cosa. Infatti noi del funerale di Chiara, non lo so Enrico se dico male o... cioè, ci siamo stupiti che c'era così tanta gente. E noi quel clima, un funerale così, noi l'avevamo già visto, non una, ma già due volte. Era lo stesso clima, chi di voi ha visto le immagini su YouTube del funerale, insomma, chi c'è venuto. Ecco, noi quello stesso clima l'abbiamo respirato ai funerali di Maria e di Davide. E allora a un certo punto siamo andati a Medjugorje, come dirà Chiara nel filmato, e siamo andati lì. Appena siamo arrivati a Medjugorje parlava Miliana, e la domanda che gli avevano fatto era: ma che cosa ci dici di quelli che sono morti, di quelli che sono dei nostri cari che sono morti, come stanno? E ha detto: io quando vedo la Madonna mi costa tanta fatica dopo ritornare tra i miei cari, io voglio molto bene a mio marito e mio figlio, però dopo che ho visto la Madonna mi piacerebbe tanto stare con lei e rimanere con lei. Ma quando Chiara dice il Signore ci ha fatto innamorare della vita eterna, era perché era successo questo. L'avevamo, ce l'aveva fatta assaggiare e poi qualcun altro ce l'aveva parlato. È andata così, tu correggimi sempre. No, noi ci facciamo un po' di scrupoli, io e Enrico. Cioè, io penso che molte cose di Chiara le sappiamo solo io e lui. Però certe volte diciamo, ma abbiamo detto bene. Infatti noi ci chiediamo come fate a fare gli incontri su Chiara. Di che cosa parlate? Non lo sappiamo. Però perché anche noi ci vengono i dubbi, cioè, voleva dire questo Chiara? Era questo che stava nel cuore di Chiara? Perché ci sembra una cosa così bella e preziosa che è così facilmente fraintendibile. Vabbè, andiamo avanti. E quindi... ragazzi, io volevo dire un sacco di roba, però non so come. E quindi perché dobbiamo vedere il filmato, dobbiamo fare tante cose, ci dovete chiedere le cose. Voi volete mangiare? No. Cosa vi devo dire? Va bene, seleziono un pochino, in qualche maniera ero, cioè quello che ho vissuto io, ve lo dico, ma è stato, non so, che le mamme quando partoriscono un figlio sono contente quando gli dicono che il figlio assomiglia un po' al marito, no? No, ma questo ti assomiglia, insomma, se tu gli dici ti assomiglia tanto, rimane un po' dispiaciuta, insomma,
piacerebbe. Lui mi dice, assomiglia a tuo marito. È un po' diverso. Uno perché toglie i dubbi sul fatto che non sia un porno, magari. Perché è sempre un po' una paura quella. E l'altro perché dici, guarda, riconosco in chi mi ha resa feconda, cioè lo riconosco il mio figlio, e io più o meno ho vissuto questa sensazione, cioè io man mano che vedevo Enrico e Chiara, riconoscevo il loro, mi innamoravo di loro, cioè perché erano immagine dello sposo mio, di chi mi stava rendendo feconda. Cioè vedere Enrico che stava davanti alla moglie morente, che gli diceva sta andando verso l'ama più di me, mi faceva venire in mente la Vergine Maria fa questo sotto la croce. Vedere Chiara che si consumava il suo corpo, che il suo corpo era consumato dalla malattia, ma che in realtà quello che lo stava consumando era l'amore per il figlio, era l'amore per il marito. Vedere questo corpo che si consumava, a me mi faceva venire in mente lo sposo mio, quello che sta lì, no? Che dava il suo corpo per amore, che consumava, che si è consumato per amore. E io mi dicevo, ma guarda quanto ti assomigliano, guarda quanto sono belli. Allora, e Chiara ci ha fatto vedere, Chiara e Enrico ci hanno fatto vedere che questa è la vita eterna. Ragazzi, su questo c'è una grande confusione, il demonio ci prende tanto in giro. Cosa ci fa vedere questo? Ci fa vedere la vita eterna, che la vita è quando tu la doni, quando ti consumi per amore, quando quella roba lì è data, è donata. Chiara si è consacrata, Enrico si è consacrata a Dio tramite il matrimonio, ha consegnato il suo corpo a Enrico, definitivamente. E questo è lanciarsi dentro un'avventura, un rapporto sessuale è un'avventura che non sai che cosa ti può capitare. Ed è stato così. Da quel dono sono nati Maria e Davide e Francesco e tutta sta vicenda e tutta sta cosa. La bellezza del matrimonio è proprio questa, cioè che ci fa vedere in maniera tangibile, concreta, che cos'è la vita eterna. Ci fa vedere Dio, capite che vuol dire il matrimonio? Ci siamo divisi i compiti, io vi parlo del matrimonio e Enrico vi parla della vita con Dio, vi parla di Dio. Allora, e capite che i figli di Dio, capite perché le stimate? Perché il Signore ci ha donato le stimate? Padre Pio, oggi è San Pio del Pedalcino, no? Padre Pio, San Francesco che è stato il primo ad avere le stimate, ma perché Dio ci ha dato le stimate? E ci ha fatto vedere con le stimate, che ci ha fatto vedere con il corpo martoriato di Chiara. Ci ha fatto vedere che non si vive perché si respira. Queste erano gente mortalmente ferita, cioè aveva un costato trafitto, delle mani continuamente sanguinanti e doloranti e trafitte. E cosa ci fa vedere Dio così? Ci fa vedere che non si vive perché si respira, non si vive perché si mangia. Si vive perché si ama. Questa è la vita eterna. Che la vita c'ha senso solo così, che la vita è bella solo così, se ti consumi per l'altro. E quindi Chiara ha vissuto una fecondità in questo, meravigliosa, insomma. C'è una frase bellissima che il Signore mi ha donato durante proprio l'ultima fase della vita di Chiara, che è una frase di San Giovanni della Croce, che dice: morire a volte può significare vivere, mentre a volte si chiama vita ciò che è soltanto morire. A noi la vita tante volte fa più il sapore della morte, una cosa di inesorabile che si sta avvicinando, che dobbiamo scansarci il più possibile. Invece Chiara abbiamo visto che morire è vivere. Vivere veramente. Va bene.
questo è passato, la maternità di Chiara è passata, diciamo così, adesso la consacrazione a Dio, il rapporto con Dio, proprio vi dicevo, è passato attraverso questo dono che lei ha fatto a Dio, di se stessa. Questo le ha dato dei figli, non solo nella carne, le ha dato una fecondità, e i figli che Dio gli ha dato non erano una disgrazia, per lei erano il compimento di una promessa, no Enrico? Le ha detto, noi avevamo chiesto, quando erano fidanzati, sognavano di avere oltre i loro figli, anche dei figli in affidamento, in adozione, insomma, così, da dargli più in affidamento, diceva lei. E per restituirli poi alla loro famiglia, alla loro vita. E quando sono nati Maria e Davide, lei non l'ha vista come una disgrazia a un certo punto, certo il dolore, la confusione, è stata, io non vorrei, io vi dico solo l'esito finale di questa cosa, ma il dolore, la sofferenza, la confusione, c'è stata tutta. Però lei alla fine, in questa cosa, alla fine di questo processo, di questi travagli che lei ha vissuto, alla fine ha detto, questo è quello che Dio ci aveva promesso. Noi le avevamo chiesto dei figli in affidamento, e questi sono due affidamenti. Questi figli forse non li avrebbe accolti nessuno. Ma noi il Signore ci ha preparato ad accoglierli, e quindi noi possiamo accoglierli. Per cui non viveva come una sfigata, come si direbbe in Francia. Oddio, le cercavi là, da sta disgrazia, da sta cosa. E allora dicevo, Dio, ma ascoltate, che bello. Va bene. E Chiara ci ha fatto vedere una luce infinita, di questa ci tengo a dirla, perché il demonio ci fa vedere le cose male, ci fa vedere. E Chiara, io penso che Chiara sia tanto bella, perché sia tanto affascinante, perché è una luce molto semplice, molto diretta. Una frase che avete scritto qui di Chiara è una frase che può sembrare molto banale. Leggete la cosa che sta scritto qui, non leggo. La verità è dentro di noi. No, cosa c'è scritto? Il Signore mette in ognuno la verità, non c'è possibilità di fraintenderla. Stava parlando di quando è rimasta incinta di Maria, e quindi per molti medici era scontato che Chiara abortisse, ma era scontato, lo sapete, anche per molti cattolici che Chiara abortisse, perché Maria era anencefalica, cioè senza cervello, per cui non esisteva secondo qualcuno, perché a noi quello che ci fa esistere è il cervello, vero? Perché sei bello, abile, arruolabile, che tu hai diritto di esistere. Ma se tu non ragioni, se tu non pensi, non c'è motivo di esistere, vero? Allora Chiara diceva, la cosa bella di Chiara appunto, che queste verità dentro di lei splendevano in maniera semplice. E così è per ognuno di noi, non c'è motivo di fraintenderlo, diceva. Questa è una frase di tutta la testimonianza di Chiara che gira su YouTube, questa è la frase che più rimane impressa. Perché è così, perché ognuno di noi c'è sta verità, e Chiara la rende chiara, un omen nomen, si dice in latino, insomma, un nome, una vocazione, per cui a noi il demonio ci mette la confusione che i figli sono nemici, che un figlio ti toglie la vita, che un figlio ti impedisce certi risvolti esistenziali, certe possibilità lavorative, certe soluzioni affettive, oddio il quarto figlio come faremo, crisi e cose, e oddio come questo ci impedirà, come paghiamo il mutuo, e quindi ci fa percepire che i figli sono nemici, ci fa che una donna che abortisce perché ha percepito questo, che è stata ingannata, e invece la luce bella, di Chiara, semplice, ci ha fatto vedere che invece e Chiara aveva modo di pensare che Francesco fosse un nemico. Man mano che Francesco cresceva nella sua pancia, cresceva anche il drago. E quindi si poteva pensare che quel figlio in qualche maniera gli stava portando via la vita.
E invece Chiara, nella sua luminosità e semplicità, ci fa vedere invece che i figli, i nemici sono figli. Cioè che le persone a cui dare la vita. Questo è vero, questo è bellissimo, questo è quello, a me mi sembra, che sono innamorato di questi due, però a me mi sembra tanto la Vergine Maria, non sotto la croce. Che cosa gli dice Gesù? Donna, ecco il tuo figlio. Chi era il figlio? Era un uomo, erano quelli che gli stavano ammazzando il figlio, era il suo nemico. E Chiara in qualche maniera ce l'ha fatto vedere, che i nemici sono figli. Persone, non c'è molta possibilità nella vita. O la vita la doni, o la vita la succhi e la prendi dagli altri. O te la fai togliere, o la togli agli altri. E Chiara questo ce l'ha fatto vedere anche abbastanza chiaramente. È bella per questo, cioè è bella perché è semplice, è bella perché questo non ci affascina. E allora, questo è vero, questo è stato vero anche con Enrico, gli è diventato nemico, chi ci sta vicino è quello che ci diventa nemico, è quello che, quando loro vivevano quel fidanzamento conflittuale, lo dirà a un certo punto Chiara, rendete conto quanto faccio riferimento al fidanzamento? Perché e lì si preparano le cose importanti. La grazia di Dio nel matrimonio è tanta ed è bellissima, però il fidanzamento è una parte importante per imparare ad accogliere questo. Quando Enrico, sapete perché Enrico si è convinto in qualche maniera di sposare Chiara, insomma, forse uno dei momenti fondamentali è stato quando si dovevano incontrare perché lui la doveva coprire di insulti, e io dico giustamente, perché stavano litigando, insomma, per motivi vari, e lei si è presentata a lui. Chiara piangeva poco, io ho visto piangere Chiara solo nel periodo del fidanzamento, quando sono morti i due bimbi Chiara ha pianto, ma c'era solo una lacrima che scorreva con quel bimbo. Quando l'ho proprio vista piangere disperatamente era nel periodo del fidanzamento, e allora è andata da Enrico piangente, che si dovevano parlare, e Enrico gli doveva dire queste cattiverie. Quando l'ha vista così in lacrime, allora lì si è aperto il cuore di Enrico. Perché noi non ci convertiamo in altro modo. E noi ci convertiamo solo davanti a lui, solo davanti a quest'amore. Noi pensiamo di essere le vittime della vita. Noi pensiamo, Enrico era stato molto ferito, e da Chiara e dalla sua situazione precedente. Per cui pensava di dover avanzare delle pretese verso di lei, che lei era la causa della sua sofferenza, che lei era la causa. Davanti a Chiara piangente si è reso conto, credo, non è lì. Si è reso conto, questo di solito avviene davanti al crocifisso, si è reso conto che la vittima non era lui ma quella persona che ci aveva di fronte. E la vittima che ci aveva di fronte lo stava amando infinitamente. Perché lo stava amando mentre lo stava ferendo, mentre lo stava uccidendo. Noi questo abbiamo visto qua. Questo ci converte. Per cui nel matrimonio è inutile che te lamenti di quello che c'è a fianco. O di quella che c'è a fianco. Ti è stata data apposta. Perché tu lo ami così, tu lo possa amare così. E solo tu lo puoi amare così. E quello può vedere l'amore di Dio solo così, e il suo cuore cambierà solo così. Questo è il cuore della vita cristiana. L'amore ai nemici è il centro, questo non ci sta, nelle altre religioni ne esiste. Si discute sui nemici, sui nemici, dai, facciamoci amici di te così facciamo nemici gli altri, li delimitiamo, questi sono i nemici, quelli contro Dio. Ma l'amore, solo la fede cristiana a questa proposta dell'amore ai nemici. Va bene, io adesso devo finire perché sennò ci manca il tempo per altro, ma vi avrei dovuto dire tante cose interessanti, ma ve le diremo in un altro momento. Adesso noi siamo qua per
perché vi vogliamo far vedere la bellezza del matrimonio, anche il limite del matrimonio. Il limite del matrimonio è che finisce. Sapevate? Per sempre, anche i giorni saranno. Voi non vi siete promessi di starvi vicino per sempre, voi vi siete promessi di starvi vicino tutti i giorni. Capite? Quanti saranno sti giorni? Tanti. Quanti sono tanti? 3 milioni, 8 milioni, comunque finiscono. E quindi noi stiamo qua perché noi attraverso di voi stiamo cercando di capire cos'è che dobbiamo dire a Francesco, al figlio di Enrico e Chiara. Noi adesso che cosa gli dice Enrico a Francesco? Gli dice che mamma è in cielo. È una risposta classica, vero? Però questo è di una profondità incredibile. Cioè ti fa capire che c'è una realtà. Io penso che Francesco non crescerà con molti traumi. Prenderà i traumi che hanno preso tutti. Nella vita non è importante non prendere i traumi, perché tutti li prenderemo e li abbiamo presi. L'importante è che qualcuno ti dia le idee chiare su quel campo che stai vivendo. Perché la malattia, la sofferenza sono tante opportunità. E allora al piccolo Francesco gli dice, adesso noi gli diciamo che Chiara è mamma Chiara è in cielo. E vuol dire questo, secondo me, è una cosa strepitosa. Vuol dire che a quel bimbo di 1 anno e 3 mesi gli stai dicendo che esiste il cielo, che esiste qualcosa che tu non vedi, ma che è reale, e che il mondo non finisce a quello che vedi e che capisci, a quello che capisci. Esiste una realtà sopra di te che ti avvolge, che ti coinvolge, e che è una cosa bella, misteriosa. E dicendogli così, Enrico gli sta dicendo che esiste un altro padre, un'altra madre in cielo, e la realtà non finisce anche lì a tuo padre e tua madre, ma esiste qualcosa che è sopra di loro, che è a cui sei destinato anche tu. L'amore tra un uomo e una donna è segno dell'amore di Dio con te, ma la meta è l'amore di Dio. Quando dirà, per quel poco che ho capito in questi anni, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d'amore, viviamo per amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Secondo me Francesco è fortunato. Quanti di voi hanno sentito questa roba? Dalla mamma, dal papà? Questo dicevo che l'ho scoperto da poco, che esiste nelle chiese antiche, era quello che insegna la chiesa. Nelle chiese antiche, in fondo alla chiesa, non c'era il crocifisso come accade adesso, in molte chiese nostre, insomma, se te va bene, no? Ci trovi qualche cosa tutta strana, che non si capisce che è. Non c'era il crocifisso, in fondo alla chiesa c'era l'abside, cioè una cavità in fondo, nella struttura, nell'architettura della chiesa, vuota, che era a oriente, da dove nasceva il sole. E questo era perché il cristiano, quando entrava in chiesa, doveva avere chiaro cos'era la meta della sua vita. Era questo vuoto che rappresentava a oriente, dove c'era la luce, che rappresentava il grembo di Dio, che era nato di là e stava ritornando là. E quindi Chiara e Enrico ci fanno vedere la bellezza del matrimonio e il limite del matrimonio. Capite perché esistono i consacrati? Perché a voi vi dobbiamo dire che non finisce tutto uguale. Molto bello il vostro amore, ci mettiamo al servizio del vostro amore, ma non è questa la fine.
questo ti aiuta tanto a vivere. Questo non significa che svalorizzi in matematica. Come vi dicevo, quello che resterà di Chiara, quello che resta di Chiara, è il fatto che lei in questo matrimonio si è consumata. Quello che resterà della tua vita, tu polvere sei, polvere ritornerai. Chiara e Enrico hanno dato, sono diventati il sale della terra, cioè a questa polvere hanno aggiunto qualcosa, è l'amore. Quello resta per sé. Le stimate di Gesù restano per sé. Altrimenti sei, vabbè, uso un francesismo, una scureggia esistenziale. C'è una roba del passato, che hai fatto? Niente, cioè la vita è come, cioè certe volte quando qualcuno muore è come quando la vita di qualcuno intorno a Chiara che moriva, cioè tanti piangevamo, insomma, eravamo seppur nella gioia, nella pace, piangevamo perché ci manca tanto Chiara, insomma, cioè, che manca l'amore che mi dava, che non si perdeva occasione per amare, cioè, era una cosa bellissima stare con Chiara, stare vicino ai santi è faticoso, è perché ti mettono sempre in crisi, insomma, però è anche molto bello, sta molto bene vicino ai santi. E di Chiara resta questo. Tante volte invece noi moriamo ed è come quando lasciamo il parcheggio ad un altro, no? Meno male che se ne andiamo. Allora, adesso veniamo al dunque. Adesso dicevo, ce l'hai fatta? Io perché ho voluto parlare prima? Perché secondo me, dopo che voi, se voi aveste visto prima il filmato, a me non mi calcolavate più, no? Allora, per voi adesso dico questa frase che adesso mi piace tanto, che avrei sempre voluto dire: può partire il filmato. Fare la pausa? No. Ci abbiamo poi. Sosa. No, adesso. Sì, fino a punto. Non mi siedo io. Meno mareggiamo. E adesso ci abbiamo questo terzo momento in cui potete. Lui è Enrico. Francesco l'avete intravisto, era in braccio alla mamma di Chiara, insomma, quel bambino che si vedeva durante il funerale. E dobbiamo ringraziare lui perché noi siamo qua, perché il tempo che noi siamo qua è stato tolto a Francesco, e quindi per questo noi non ci muoviamo
volentieri e tantissimo, insomma, perché Francesco ha bisogno del papà. E quindi dobbiamo ringraziare prima di tutto Francesco per questa giornata. Forse anche prima di Dio, perché dico una cosa, insomma, perché quello a cui manca di più adesso il papà è lui, e c'è tutti i diritti di questo mondo. E adesso niente, questo terzo momento facciamo così, insomma, adesso che vi piace, carino il video, no? E adesso che mi ripetiate, adesso facciamo così, io pure io con le domande, intanto io parlavo così, facciamo, o partiamo con le domande o se hanno domande intelligenti, no, per la subito. No, noi pensavamo, insomma, che magari attraverso le vostre domande possiamo focalizzare un po' meglio quello che a voi interessa sapere, perché se no effettivamente ci sarebbe tantissimo da dire e sarei un po' in difficoltà anche io, forse, perché se inizio pure io da Adamo ed Eva forse non passano tutta la serata. È intelligente, ragazzi, scherzo, dai, no? Magari poco ho detto intelligente, non le fate più perché avete paura che... No. Io sarò lacrimoso, ve lo dico, perché insomma sono sempre così di carattere, io piango spesso e effettivamente sono 3 mesi che non ho più Chiara, quindi non è un tempo molto lungo e ancora sto metabolizzando un po' tante cose, tanta bellezza che ho vissuto. Non sto vivendo il lutto, nel senso che non mi sento un marito vedovo, insomma, mi vesto di nero, insomma, mi sento molto felice, insomma, però è una felicità un po' più profonda, magari la possiamo poi approfondire in un altro convegno. Ho mal di gola, sono raffreddato, sono mezzo influenzato. Io ti capisco molto perché ho vissuto una cosa simile. La cosa che volevo chiederti è qual è stata la molla e quando è avvenuto questo momento che ti ha cambiato la prospettiva, quindi dal passare a vivere in modo umano e sentire e giudicare in modo umano il concetto della vita e poi anche della prospettiva della morte, a quello in cui capisci che c'è di più e quindi anche potrebbe essere un dono, una grazia, e che quindi le prospettive si allargano al di là della sfera umana, entrano nella sfera spirituale e quindi ti cambia dentro un qualcosa che è irreversibile, non torni più indietro. Ok. Grazie. Se fate domande lunghe poi mi perdo io, quindi. Io fin da piccolo, non voglio parlare di me stesso, però ho avuto sempre una paura fottuta di morire. Penso che la sapienza un po' di Dio nasca dalla paura della morte, no? Questo a me nella vita mi ha spinto a cercare qualcosa di più profondo ed eterno, insomma, sia io che Chiara ci eravamo già convertiti, diciamo, da prima di sposarci, ognuno di noi faceva il suo cammino e poi ci siamo incontrati. E per quanto riguarda la mia vita, io ho perso mio padre, pure mio padre l'ho perso, sì, quando avevo 23 anni. E quello per me è stato un momento, mio padre è morto di infarto, per me è stato un momento, la morte più difficile che ho affrontato è stata quella, e ci ho messo parecchi anni per riprendermi, perché dovevo accettare il fatto che le persone che ami muoiono da un giorno all'altro. E così un po' nel fidanzamento con Chiara, quello che a me impediva di amarla profondamente era questa paura, la paura che comunque ciò che ami lo perdi. E guarda un po' che è successo poi. Nella mia vita ho perso 2 figlie d'amore.
Però ormai avevo capito una cosa, che la paura non dice mai la verità. E quindi non gli ho dato retta, io so che in realtà non si perde niente. Così come chi ti ha creato senza di te, non c'eri quando Dio ti ha creato, così il nulla non esiste. E il momento preciso è stato al corso vocazionale ad Assisi che fanno i frati. Lì al corso vocazionale ho capito che valeva la pena vivere soltanto se si era disposti ad amare veramente. E un po' mi ero accorto che nel fidanzamento con Chiara, proprio perché vivevo questa paura, non l'avevo amata mai veramente. E quindi ho deciso, insomma, di avere un padre spirituale, e quindi ci siamo rivolti a Trapito, la nostra guida di questi anni, insomma, senza di lui non è per, insomma, è già molto vanitoso. Però senza di lui la storia sarebbe stata diversa, perché veramente sia io che Chiara siamo cambiati profondamente, insomma, abbiamo, come avete sentito, un fidanzamento disastroso, abbiamo fatto i nostri peccati, i nostri sbagli, insomma. Non so se ti ho risposto alla domanda. Poi da lì, una volta che tu hai deciso, non ti devi voltare indietro, come dice il Signore, se ti metti alla rata non voltarti mai. Ma la cosa vera, perché uno non si volta indietro? Perché ti cambia il gusto delle cose, quando, insomma, assaggi una carbonara invece che una aglio e olio, insomma, dicevo, meglio la carbonara. Una volta che ami un po' più seriamente, credo che inizia un incontro con Dio più profondo. Dio t'ha fregato, sai, dice il Signore, tu mi hai sedotto, io mi sono lasciato amare, no? Dice a Geremia, mazza quante cose sa. In realtà la traduzione giusta sarebbe tu mi hai fregato, perché una volta che tu trovi l'amore di Dio, t'ha fregato, non puoi tornare più indietro. Ah. Spero di averti risposto. Enrico, io mi chiamo Angela, sono presidente di un centro aiuto alla vita qua, in questa zona. E praticamente quando subito ho avuto la notizia, questa bella notizia di questa storia così grande, a me ha colpito per due cose fondamentali. La prima perché appunto avete accettato le vite e le avete accettate nella fede. Con mio marito facciamo anche un cammino di fede, abbiamo gruppi di preghiera. Quindi io ho migliaia di contatti e di solito mail, e di solito mando una mail inerente a un discorso. Invece in quella settimana lì continuavo a mandare le mail della vostra storia perché mi hanno colpito in profondità. E due cose in particolari, quella che Chiara diceva di fare piccoli passi possibili, e invece vorrei se tu ci spiegassi l'altra cosa che mi ha colpito molto, la frase che Chiara ti ha detto poche ore prima di morire, quando tu hai detto, hai chiesto a lei se era veramente così dolce, e lei ti ha detto sì. E quindi questa morte nella gioia, anche perché io, anche se faccio un cammino di fede, grazie a Dio, e tutto quello che hai detto tu, e ha detto il frate, l'ho capita in profondità, in realtà a me manca ancora quel salto del passaggio, perché come hai detto tu, io ho comunque molta paura dell'attimo, né del prima né del dopo, ma dell'attimo. Quindi ascoltare queste storie apre questa luce, e se tu ci puoi raccontare un attimino quel momento, a me puoi aiutare. Vi prego, fate domande più brevi. No, perché mi perdo veramente. Non ho capito se ti devo spiegare anche i piccoli passi possibili. No, no, quello no. Quindi ti devo parlare solo dell'ultimo punto. Sì, se vuoi. Quella è la stessa. C'è poco da spiegare in realtà, basta dirlo, insomma. In tutto, diciamo, questi ultimi mesi di Chiara, quest'ultimo anno, diciamo così, un po' quello che avevo dentro, la frase di Dio che dice il mio carico è leggero, insomma,
Il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero, grazie a tutti. E quindi, e sinceramente, insomma, era difficile un po' da conciliare con la concretezza della vita che stavamo vivendo, anche se nell'ultimo periodo di vita a me e a Chiara ci sembrava di aver vissuto finalmente un po' una vacanza, perché in questi 4 anni di matrimonio non abbiamo mai avuto un momento di ordinarietà, insomma, no? Tu lavori, torni a casa, tu muoio, insomma, tutto. Ecco, ci abbiamo avuto dei piccoli momenti di qualche mese che ci sembravano così. E invece da quando Chiara poi stava male, insomma, siamo andati in campagna, abbiamo vissuto questi mesi dalla mattina alla sera insieme con Francesco, insomma, e per un momento ci sembrava di vivere una vacanza, l'abbiamo detto a tavola, insomma, come una cosa, diciamo, detto che sei cretini. Ci hanno preso per falsi, come accade abbastanza spesso. Poche ore prima che morisse ha avuto, diciamo, il coraggio. Chiara respirava male, logicamente stava morendo, erano più o meno le 8 di mattina. E Chiara ha avuto la grazia di morire con Gesù davanti il tabernacolo, insomma, non era il Santissimo, però stava lì ed è una grazia grande, una consolazione infinita. Lo era anche per me, perché sapevo che, insomma, dove non arrivavo io, insomma, c'era lui che lo stava facendo. E, insomma, gli ho chiesto: Chiara, ma è veramente dolce sto giorno, sta croce, come dice Gesù? E lei, con un filo di voce, mi ha guardato sorriso e mi ha detto: sì, Enrico, è molto dolce. E, cara sorella, non c'è molto da spiegare questa cosa, insomma, io non te la so spiegare. Dico io una cosa, così tanto se ritieni, Enrico, visto che non c'è Chiara fisicamente, forse io faccio Chiara, voi dovete accontentare, anzi, che è il compito di onorare Enrico in qualche maniera, no? Il compito della moglie è quello di onorare il marito. Per me la cosa straordinaria non è tanto quel ritorno, cioè non è tanto, ed è tanto, quello che Chiara ha risposto. La cosa straordinaria è che un marito che ti sta perdendo ti sta chiedendo: ma sto gioco è veramente leggero? Te dice che quel marito che sta perdendo la moglie, la cosa a cui tiene di più non è la moglie che sta perdendo, è il rapporto con Dio. Dice: ma ne vale la pena stargli dietro a sto maestro? Non è che ci ha fregati, via. Fa un marito da aspetti normalmente altro. E dai, quali dai? Ma no, non dire queste cose. Insomma, non mi sposerò mai, stai tranquillo, ti aspetteresti questo. La cosa straordinaria è che c'è un compagno che insieme con te stavate andando proprio nella stessa direzione, avevate la stessa meta. Non so, a me questo colpiva, questo mi colpisce di Enrico. Molti di voi dicono: però è facile, c'aveva l'Eucaristia lì, Chiara, c'aveva il prete. Io ho passato dei interi giorni, ma perché io credo che il Signore mi abbia messo un'angoscia infinita quando stavo lontano da loro. E io sono stato delle settimane lì con Enrico e Chiara, e celebravamo tutti i giorni la messa. Ma questo perché è avvenuto? E questo me l'hanno reso possibile i miei fratelli, non era possibile forse normalmente, non lo so, però il Signore ce l'ha fatta vivere questa cosa. Ma questa cosa è stata possibile perché Enrico e Chiara volevano questo, cioè volevano, loro avevano capito, non sono andati a cercare gli altri medici, le medicine alternative, le cose, loro hanno detto: l'unica cosa che ci serve adesso è poter vivere questa cosa con il Signore. E quindi ci serve pregare, ci serve pregarlo, ci serve la sua presenza, ci serve l'Eucaristia, ci serve l'adorazione, ci serve il rosario.
Si è ripreso. Ciao, io mi chiamo Luigi e vengo da Genova, Genova Sud. Siamo contenti. No, io mi voglio ringraziare perché per me la storia di Cara è fondamentalmente un richiamo alla nostra vita di cristiani, ovvero alla chiamata alla santità che abbiamo detto, no? Io sono stato fortemente scosso dalla storia di Chiara perché mi ha ricordato che io sono chiamato alla santità. Fate la domanda direttamente. Ah, ok. Quindi io faccio questa domanda, forse non so, un po' che cosa vi sentireste di dire voi a una famiglia che sente di voler rispondere a questa chiamata di santità e vuole fare cose grandi. Fallo, coraggio, sì, si può fare. La cosa bella che mi sembra di questa storia è che non c'è niente di straordinario, di umanamente impossibile, insomma. Forse per chi ci conosce un po' meglio, allora capisce meglio quello che sto dicendo, insomma. No? Per chi invece non ci conosce, vede tutta sta roba insieme, dice no, è possibile, io non ce la farò mai, se il Signore muoia da me io dico da no. In realtà non c'è niente di così sconvolgente, insomma. Dire di sì lo dici ogni giorno che ti alzi devi scegliere se vive da cristiano o no, se crede nell'eternità o no. Una cosa, sapete quante volte nella Bibbia è scritto non temere? 365 volte, una per ogni giorno. Oggi Gesù ti dice non temere. Allora, se tu desideri la santità è una cosa bella, perché stai a guardare dalla direzione giusta. Se tu non la desideri significa che non hai capito ancora niente. Cioè, quello che noi abbiamo scoperto è che Dio non ci ha mai deluso, non ci ha mai deluso. Ogni volta ci siamo sentiti sempre amati. Allora il problema fondamentale, secondo me, è un po' capire che questo Dio ti ama. E la vita si gioca tutta là, sai? Non a caso Gesù, che ci ha insegnato la preghiera del Padre Nostro, come prima parola ci ha messo proprio Padre, no? Padre Nostro. Tu lo devi riconoscere come Padre e devi diventare figlio. Forse io e Chiara l'abbiamo un po' scoperto, che il segreto sta tutto qui: lasciarsi amare e diventare figli. Perché poi la cosa straordinaria è diventare figli di Dio, non è diventare, siamo tutti figli nati da qualcuno, no? Però devi capire che per quanto tuo padre e tua madre hanno voluto bene, o non ti hanno voluto bene, ancora meglio, qualcun altro ti ha voluto, sai? Non sei, devi decidere nella vita se sei figlio del caso o figlio di Dio. Cioè io un po', questo nella testimonianza anche che facemmo ad Assisi, quindi magari qualcuno non riderà a questa battuta che farò, un po' per noi i figli, quando tieni tuo figlio in braccio ti rendi conto che la vita non l'hai fatta tu. E un po' a me mi vengono le metafore culinarie, è come se tu dici che vai al supermercato, ti compri uova, pancetta, pecorino, poi torni a casa, li poggi, li esci, ritorni a casa e trovi una carbonara fatta, no? Dici, oh, qualcuno l'ha preparata sta roba, io non l'ho fatto, tu che fai? Tu hai fatto l'amore con tua moglie, se era tua moglie, e
e esce fuori una vita, c'è qualche passaggio che ti sfugge. Io ti invito a riflettere su questa cosa. Tu non hai creato la vita, tu sei stato co-creatore della vita insieme a Dio, perché hai fatto un'azione, un gesto, gli hai detto di sì. Tu non hai potere di cambiare l'acqua in vino, tu puoi riempire le giare. Allora, quello che io vi invito, a chi ancora non ha deciso che nella vita vuole diventare santo, è di frequentare il Signore. Se tu vuoi, io quando mi sono innamorato di Chiara, era abbastanza facile innamorarsi di Chiara, onestamente penso, però insomma gli ho chiesto di uscire, gli ho chiesto di frequentarci, ma devi fare la stessa cosa con Gesù, insomma, devi frequentarlo, se vuoi conoscerlo, se vuoi capire quanto ti ama. Sapete, un'altra cosa molto bella è che Dio, questo è il piccolo prete che è in me, che adesso intanto parte il predico. Dio non è vero che ama tutti, Dio ama ognuno, che è molto diverso. Questo me lo disse nel mio cammino, ho incontrato un santo sacerdote che, a parte fra Vito, era Don Andrea Santoro, che è stato ucciso, martire, insomma, e mi disse questa frase: non è vero che Dio ama tutti, Dio ama ognuno. Cioè, c'è un amore particolare che Dio ama te. E lo dice pure Chiara nella testimonianza: ogni figlio è amato in modo diverso, ed è meraviglioso, perché io so come Dio ama me e non so come Dio ama te, però so che Dio mi ama, so che Dio riesce a consolarmi. Dio mi sta consolando me. Io, se mi lascio consolare, Dio mi consola. E credo che quando pure invochiamo lo Spirito Santo, no, lo chiamiamo consolatore perfetto, no? Che significa? Che è perfetto, che lui, non c'è una cosa che lui non può consolare. Il problema sei tu che non te vuoi far consolare. E se posso, come è partito questa faglia, cioè, è che la differenza, tante volte mi hanno domandato, no? Ma la sofferenza, vabbè, però con Cristo è più leggera, ma di che stiamo a parlare? No, cioè, i chiodi sono gli stessi per uno cristiano, per uno non cristiano. Cioè, il dolore che c'ho dentro è proprio quello di uno che gli è morta la moglie e due figli, è proprio quello. Guarda, non te puoi sbagliare, cioè, è quello. E qual è la differenza? La differenza è che io mi faccio consolare, e che forse allora a te sembra che sono felice. Sì, lo sono, ma perché a fianco a me, noi abbiamo, insieme a Chiara, insomma, siamo saliti su questa collina insieme con lui, e la sua presenza ci consolava. Quando tu dovevi andare dal medico per fare un'iniezione da bambino, oppure c'era tuo padre e tua madre che ti accompagnavano, e tu ti sentivi più tranquillo, questo penso che sia. State tranquilli, non diventerò mai frate. Chiamo Carlo, vorrei sapere un po' il ruolo che ha avuto Međugorje, la realtà di Međugorje, nella tua e nella vostra vita. In realtà, molto poco. Nel senso, il ruolo di Međugorje io non lo so. Nel senso che Dio ha voluto che ci incontrassimo là. Io poteva, sì, la Vergine Maria, insomma, ha voluto che ci incontrassimo. No, diceva, Međugorje no, però la Vergine Maria sì, ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra vita, sì. Poi se mi chiedi ci credi a Međugorje, io lo desidero, però io. Il fatto di Međugorje, se posso, potevamo incontrarci in qualsiasi altro pellegrinaggio, non lo so, però nei piani infiniti del Signore ha voluto che ci conoscessimo là. Però dovete sapere anche che io ero fidanzato con altra quando ci siamo incontrati. Era fidanzato con un'altra ragazza con cui si era incontrato Međugorje prima di questo. Vada a rimorti a Međugorje. No, non è vero, non l'avevo incontrato a Međugorje. Sono verso, no, il ruolo della Vergine Maria
cioè per me è stata in questo periodo, ah, partiamo prima da Chiara, scusa. Chiara ci ha avuto un rapporto sempre bello con la Vergine, nel senso che ti devo dire, ci aveva dei tratti, se vogliamo, molto simili, insomma, una delicatezza, un... ed è stata sempre la sua compagna di viaggio, l'ha sempre pregata e credo gli abbia sempre risposto in parte, insomma, le cose giuste che gli chiedeva. E per me è stata una dolce compagna di viaggio, soprattutto in quest'ultimo momento dove mi chiedevo come se basta sotto la croce e a vedere tuo figlio che muore, io vivevo in parte una cosa simile, insomma, allora mi chiedevo come si fa, e non lo so come si fa, non lo so, so che stavi là e ce le fai, ce la fai se chiedi la grazia e la prendi. Sai, ho pensato anche tante volte che forse Maria ha sofferto più del figlio, perché non so dirti se è più facile stare in croce o stare lì sotto a vedere tuo figlio che muore in croce, e poi, vedi, lui, un Dio che si fa uomo e che si fa uccidere, è la follia totale dell'amore. Noi crediamo in questa follia, a volte, se uno lo dice così, insomma, pare che... con il mio cervello dico, ma io sono un cretino, perché penso che questo Dio morto in croce è risorto, però la gioia non è tanto che è risorto lui, ma che risorgo pure io, questo che a me rende felice, sai? Non ho risposto, però sì. Volevo chiederti questo, perché a un certo punto nel filmato Chiara dice appunto che aveva come dentro una resistenza a lasciarsi amare per quella che era, no? E che vede anche come ha dialogato con Dio, e a un certo punto dice: io mi sono lasciata andare questo, sì. A vedere anche la vostra storia, viene un'attrazione dall'altra parte, una resistenza. Tempo io, no? Come quando penso alla santità. Mi chiedo quanto c'è di libertà vostra, quanto di grazia, se come a un certo punto uno dice, morlo, va bene. Non ci può essere la grazia senza libertà. Cioè Dio non ti costringe ad essere amato, cioè Dio ti propone qualcosa, se tu apri il cuore è lui che fa le cose, insomma. Cioè. E Chiara non nasce santa, nessun santo nasce santo, insomma, cioè, tu inizi a camminare, il Signore man mano ti fa fare, ti toglie dentro qualcosa, insomma, ti guarisce dalle tue ferite, insomma, la bellezza è questo, che è un cammino. E quindi in quel momento Chiara aveva capito che se mi amava veramente doveva essere disposta a perdermi. E nel momento che ha fatto questo passo, che nel passo dell'Apocalisse, insomma, che lei poi abbiamo scelto come lettura del nostro matrimonio, dice: se Dio apre, nessuno chiude, no? Cioè, stai tranquilla, tu sei l'uomo della tua vita, sei la donna della tua vita, non te lo toglie nessuno. Tu, la cosa di cui ti devi preoccupare è di amare veramente. Cioè, se tu vuoi possedere chi ti sta accanto. E questo, se volete, è un discorso molto più ampio, perché non riguarda solo il fidanzamento, ma anche nel matrimonio. Tu puoi continuare a possedere i tuoi cari, cioè i tuoi figli. No, l'amore vero non possiede niente. Quindi dipende dal tuo desiderio di far centro nella vita, nell'amore, insomma. Quello. E questo desiderio non è che... cioè la grazia... arriva quando tu la vuoi, se tu non la vuoi, non la vuoi tu.
è un ragazzo. Se sono eretico dimmelo, Aquino, se dico qualcosa. Mi chiamo Fabiano. Volevo chiederti una cosa. Nella vita che hai trascorso, c'è stato un momento in cui hai guardato su e hai detto cazzarola tutta me? C'è stato un momento che hai detto io non ce la faccio? E come hai fatto ad andare avanti? E ti sei dato una risposta? Oddio, ti hai dato una risposta. Devo essere sincero, in questi ultimi anni, da quando mi sono sposato, no. Questo che tu mi dici sono problemi che io già nel mio cammino ho affrontato prima. Dubbi su Dio li ho affrontati prima. Adesso ho vissuto di grazia e insieme a Chiara non avevamo molto tempo di preoccuparci di stupidaggini e soprattutto eravamo consapevoli, molti intorno a noi erano arrabbiati al posto nostro, cioè si arrabbiavano con Dio e io e Chiara gli dicevamo ma guarda, ti stai arrabbiando con la persona sbagliata, perché Dio è l'unico che ci sta sostenendo, sai, cioè tu non sei in grado di aiutarmi. Per quanto tu mi vuoi stare vicino, e vi assicuro che molti amici non hanno retto, se ne sono andata, ma non erano in realtà amici profondi, insomma. Cioè l'unico che ci ha sostenuto è stato Gesù. E quindi questo apre un altro capitolo, perché dovete sapere che la menzogna che da quando il mondo esiste c'è nel cuore di ognuno di noi è che Dio non è buono. Quello che Satana, che non è il male, è una persona, Satana esiste, e sussurra sempre al cuore di ognuno di noi, è che Dio non è tuo padre, che Dio non ti ama. Oggi faremo dopo un po' di adorazione. Quello che vi invito a fare è proprio cercare la radice di questa menzogna nel tuo cuore, perché è lì che Satana ti inganna sempre, sempre, e tu ti lasci sempre fregare da lui, ed è lì che gli dai il potere, perché lui se no non ce l'ha, e continui a credere che Dio è cattivo. Ma io non ho visto un Dio cattivo, cioè mia moglie ha fatto centro nella vita più di quello che potevo desiderare io. Cioè io per lei, se desidero il meglio è questo. Lei l'ha fatto. Allora io non è che non ho dolore, come vedete piano, insomma sono fatto di carne, però sono anche felice. Allora mentre noi vivevamo sta storia, contemporaneamente al fatto che eravamo stupiti e meravigliati della storia, perché noi eravamo un po' attori della nostra storia, cioè no, scusate, spettatori della nostra storia, cioè la vedevamo che si creava un po' da sola così. E la nostra forza è stata sentire la presenza di Dio sempre vicino, a quello ci siamo aggrappati e Dio non ci ha abbandonato. Credo che sia stato fedele alle sue promesse, perché da nessuna parte mi aveva promesso a me che i miei figli non sarebbero morti, né che mia moglie sarebbe morta, insomma. Quindi non ce l'ho mai avuta con lui, no. E prima da ragazzo per altri problemi che insomma non vi racconto, perché no, usciamo fuori tema, sì, sicuramente nel mio cammino, come in quello di Chiara, ci sono stati momenti dove ci siamo domandati di Dio. Insomma, penso che ognuno di noi sia sacrosanto. Poi questa fase del cammino però è da passare, insomma, perché dobbiamo diventare dei cristiani maturi, se no siamo sempre lì con le solite domandine stupide, insomma. Cioè, ok, spero di averti risposto.
E ciao, sono Lorenzo. Volevo chiedere a te, Enrico, nella tua parte e magari a Padre Vito nella parte di Chiara. A me sembra proprio di dire che Chiara sia la bellezza che salva il mondo. Ecco, un commento a questa frase, perché mi era rimasta impressa, è una frase non di un famoso, insomma, quello che sia, padre della Chiesa o che sia. Mi sembra proprio di dire che lei sia la bellezza che salverà, che salva il mondo. Spero e penso di sì, perché sinceramente tutta questa luce che si sta diffondendo senza che io faccia niente, in realtà questa è la prima volta che noi abbiamo detto di sì per fare una testimonianza. E cioè io non ho fatto niente, no. Al funerale eravamo più di 2000, forse 3000 persone sono venute, ma non è che l'ho chiamata io, insomma, sono arrivato io. Mi ha chiamato il Cardinal Vallini, mi ha detto, ci ha detto la mattina che sarebbe venuto al funerale di Chiara. Insomma, siamo stati sempre meravigliati da tanto amore che ci ha circondato. Credo che la bellezza che salverà il mondo è lui, e ognuno di noi può diventare simile a lui se lo vuole. Proprio ieri ho letto il seguito di questa frase. Questa frase è presa dal finale del libro di Dostoevsky, L'idiota. E la frase, il libro non finisce così. La bellezza salverà il mondo. E dice quale bellezza salverà il mondo. È la bellezza di un volto sereno che ha sofferto. Che era quel volto là. Che uno rivede nel volto di Chiara. Credo che la citazione non è questa precisamente, però se l'è andata a vedere, siccome non ci sono riuscito, perché proprio ieri l'ho scoperto, se l'è andata a vedere, insomma, sentite, vedete, leggete tutto il dialogo finale, troverete questa cosa. Ciao, io sono Stella. Ti vedo. Sono qui. Oh, scusa. No, io volevo solo chiederti, ma il canto che è stato, cioè il canto del vostro matrimonio che poi tu hai cantato anche durante il funerale, lo hai scritto tu? Sì, l'ho scritto. E poi volevo chiederti, è possibile? Te lo canto perché adesso sono rapido. Ok. Mi aveva colpito il canto, siccome ho visto che l'hai cantato durante, è stato cantato durante il matrimonio, volevo chiederti solo questo. Scrivo anche canzoni. Sono finite le domande, che bello. No, scherzo, eccolo un altro. Non siate timidi, perché non è che ci avete altre occasioni. Ciao, sono Massimo e volevo chiederti se ci potevi dire quali sono i piccoli passi possibili che avete fatto insieme e se c'è lì. Così possiamo anche noi prendere come esempio e portare anche noi nella nostra storia. Grazie. I piccoli passi possibili sono tutti quelli che della storia, insomma, cioè fatto da accompagnare prima un figlio all'eternità, poi un altro. Poi rimanere incinta del figlio finalmente sano, bellissimo, scoprire che Chiara ha un tumore, scoprire di dover aspettare, quelli sono stati mesi molto, insomma, perché non sapevamo come andava a finire. Poi le cure, la terapia, insomma, Chiara ha avuto parecchi acciacchetti con la stella, insomma, perché il tumore ce l'aveva la lingua, quindi dopo lei non poteva alimentarsi dalla bocca, aveva la PEG che è un pubicino sullo stomaco. Dirteli tutti è impossibile, insomma, però quello che è importante che ti voglio testimoniare è che Chiara era invincibile.
nel senso, quando abbiamo fatto la marcia francescana, mi ricordo, mi era rimasto molto impresso un insegnamento, forse il primo dell'inizio della marcia, dove dicevano che Gesù si stava dirigendo verso Gerusalemme e indurì il suo volto. Ecco, Chiara, da quando aveva saputo la sua terminalità, aveva indurito il suo volto, nel senso buono del termine, cioè non faceva entrare più stupidaggini, cioè c'aveva lo sguardo fisso. Quella è la meta che devo e sto per raggiungere, tutto il resto non mi interessa. Quindi le paure pure intorno degli altri, insomma, siamo una famiglia normale, no? Quindi ci sono stati momenti di tensione, insomma, litigate, ci sono stati tanta roba, insomma, che... Però penso che questa cosa gli abbia dato la possibilità veramente di vivere i piccoli passi possibili, che poi, come diceva Vito, è il nome di una regola che vivevamo. Cioè, noi se pensavamo al passato bello vissuto insieme, cadevamo in una tristezza molto profonda. Se guardavamo al futuro, ci spaventavamo. Era l'unica cosa che potevamo fare per vivere questo tempo, era vivere il presente. Mo vi dico anche un'altra, il segreto di Pulcinella: esiste solo il presente, il passato non esiste, il futuro manco, noi esistiamo adesso e adesso c'è la grazia. Quindi noi, quello che tu ti spaventi sempre per sto futuro, perché non sai le cose come andranno, quello che succederà, non ci pensare, vivi il presente, che è meglio che te lo perdi a pensare al futuro, no? Ecco, Chiara, indurendo il suo volto, ha avuto la grazia di Dio di vivere il presente. Ore si sono fatti, insomma. Se avete un'altra domanda adesso. Dicevo, mi è capitato di leggere una frase di Dostoevskij, che diceva, no vabbè, è capitato per caso, stavo leggendo altro, e diceva: se mi dicessero che Dio non è verità, io sceglierei comunque Dio. E mi è tornato sentendo parlare te, padre Vito, mi è tornato in mente, e anche vedendo un po' come si reagisce all'incombere degli avvenimenti, di come si reagisce comunque a tutto questo, e perché sia Dio dentro. La domanda? No, non c'è la domanda, ok. Era la domanda era, in sintesi, a tutto questo, a tutto quello che arriva bene e male, si vede che tu sei una persona che giustamente ha sofferto e forse sta ancora sofferto, però hai una luce dentro. E questa luce è dovuta a tutto quello che ha incontrato o per altro? Non ho capito. La domanda, sì, non l'ho capita bene. Mi sembra che, insomma,
è difficile da capire perché mi sembra che racchiudesse anche la risposta alla la domanda, no Gabri? Cioè nel senso che quello che hai vissuto Enrico, faccio l'interprete a tutte e due, però, e sei nato da questa luce che lui si porta dentro, no? È così? Questa era la domanda, o è anche l'affermazione, è così, è la luce che si è portata dentro Enrico. È una luce tanto semplice, cioè certe volte sentivo nelle risposte di Enrico che qualcuno, non so se è timido il ragazzo, nonostante insomma sembra, però è anche un po' timido. Allora in alcune risposte sembrava che insomma mi stesse un po' banalizzando, va bene, cioè, una grazia, così, ta ta ta, no? Cioè, non ci hai pensato, sai che questa è la vita cristiana? E quindi sembrava così, in realtà è anche la bellezza della storia di Enrico e Chiara, è proprio questa, cioè che alla fine non è che esistono tante alternative nella vita, cioè se non segui quello che è il coro, è come seguire o la musica la senti e quindi il tuo corpo, io non sono proprio un esperto di farlo, anzi diciamo tutt'altro. E quindi o la musica la senti e quindi ti abbandoni, diciamo, a quello che è la musica, e così se balla bene, così ti sei armonioso, così sei bello anche da vedere. O se no stai sempre a pensare, io non ballo bene, perché sto sempre a pensare ai movimenti che devo fare. Sto sempre a vedere gli altri che fanno, sto sempre a vedere quel punto, mi devo ricordare che cosa c'è, e io non ballo bene. Quelli che ballano bene invece a un certo punto non pensano più a quello che devono fare, lo fanno perché seguono la musica in qualche maniera. Ed Enrico e Chiara mi sembra che abbiano vissuto un po' così, cioè alla fine Chiara che cos'è che poteva fare? È una ragazza di 24 anni, 25, che è rimasta incinta e porta avanti, fa crescere il suo bimbo, non ha il cervello, che cosa può fare? Lo fa crescere. Dov'è il problema? Qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa che noi ci creiamo invece nella capoccia? Non è una vera alternativa, è una menzogna che ci hanno detto. Che tu se quel figlio lo uccidi non esiste più, ma non è vero. Non è vero. Tu c'hai un tumore alla lingua che sai che ti potrebbe portare alla morte. Qual è la menzogna? Che se tu ammazzi tuo figlio, te curi, dopo sarai felice, ma non è vero. Quel figlio esiste, esisterà sempre, e se ti comprerai la casa con i soldi che hai risparmiato dal fatto che hai ammazzato il tuo figlio, quella casa puzzerà di sangue, non esiste quella casa, è maledetta quella casa, non esiste l'alternativa, per questo sembra così semplice. Allora per questo sembra una storia così lineare, così semplice, che e noi vogliamo tutti il segreto di Chiara, no? Boh, noi siamo qua apposta. Non esiste il segreto di Chiara, esiste un segreto di Gesù Cristo. E questo lo sapete tutti, è il segreto del Pulcinella. Noi vogliamo come le ricette, vogliamo la ricetta che ci faccia capire, vogliamo capire. Vogliamo perché sto soffrendo così, ma che te frega perché stai soffrendo così? Perché è capitato a te? Ma una volta che ti rispondo, dice Dio, ti è cambiato qualcosa? L'alternativa cristiana è sto soffrendo così. Qual è la felicità in questa cosa? Dov'è la felicità? Perché Dio mi fa soffrire? Queste sono domande, giustamente rispondeva Enrico, sono domande che uno si fa quando sta bene, perché a me, in realtà sono drammi che uno ha vissuto, che in realtà non, chi sta soffrendo veramente invece non si chiede perché stanno capitando certe cose. Io devo sfatare questo mito, questo perché si deve dire sempre così, perché nella cultura dobbiamo dire dov'è Dio se c'è la sofferenza, ma sono cose che si sono inventati i filosofi, i giornalisti, cioè, ma voi dove avete sentito sta roba? Oh. Chi sta soffrendo veramente? Andate a trovarlo,
ma non si stacca da Dio, perché è l'unica speranza che c'ha. Voi parlate per sentito dire quando parliamo di sofferenza. Andate a trovare i malati. Che malato non si sta a chiedere perché Dio l'ha trattato. Te lo chiederà perché sa che tutti si devono chiedere questa roba, ma non dirà a Dio perché mi hai fatto camminare. Un malato gli dice: io sta cosa di merda non la voglio. Ma lo sta dicendo a Dio. Tuo figlio, quando tu lo meni che sta facendo i capricci, non ti chiede perché mamma mi stai menando, cioè anche te lo chiede se è fuori di testa la faccenda, insomma. Vuole che tu smetta. Dov'è mia madre che mi sta menando? Sto menando, dove sto? Sto qua, te meno, me ne vedo, non c'è stavo. Allora, va bene, adesso, non volevamo concludere così, però, adesso non volevi concludere tu? Adesso che faremo? Faremo questo momento di adorazione, che io... Allora, un'altra... dare una mano per il pranzo, che non sono impegnati nel pranzo, possono andare adesso a dare una mano a Orma, grazie. Prego, figura. Allora, tra poco faremo l'adorazione. È un momento non importante di più, perché se vuoi ti fai toccare dal Signore, come ti dicevo prima, Dio non ama tutti ma ama ognuno, ecco. È un momento nel quale tu potresti per sbaglio anche scoprire quanto Dio ti ama. Mi colpiva in questo periodo che sto vivendo Gesù che dice: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua, e lo dice nell'ultima cena. Poco dopo, questa è la fine che faceva. E lo diceva perché desiderava veramente che ogni figlio potesse sapere quanto lui lo amava, quanto fosse amato. E credo che il buon Dio lo vuole per ognuno di noi, perché come allora pure oggi noi siamo figli nello stesso modo. E un po' sta roba me la sta facendo capire mio figlio Francesco, no? Io desidero tanto che lui possa sapere che lo amo, allora in modo decisamente diverso, perché insomma Dio è Dio, però sono convinto che lui oggi ci vuole amare. In che modo non lo so, però so che se tu hai il coraggio di guardare in faccia quella menzogna che ti dicevo prima, che ti fa credere che Dio non è un padre buono. Noi pensavamo questa cosa, di mettere qui una cesta, ognuno di voi nella libertà totale scriva senza paura questa menzogna su un fogliettino e la porti qui davanti al Signore. Vedrai che è un piccolo gesto che ti aprirà il cuore, fidati. Perché forse la vedrai in faccia per la prima volta. Adesso è questo tempo per stare davanti a lui, per parlare con lui, per chiedergli perdono, per chiedergli aiuto per le tue sofferenze, se è stato umiliato, t'hanno violentato, t'hanno menato, tuo padre t'ha abbandonato. Ma lui è un consolatore perfetto, è perfetto e ti consolerà. Ah.
Signore che viene. Lodato, Signore Gesù, perché sei risorto dai morti, perché sei Dio, perché ci hai donato la vita eterna. Signore Gesù, noi ti lodiamo perché ti sei fatto nostro cibo, perché ci hai dato di vedere che non vuoi nulla da noi, che è una menzogna, che tu non vuoi la nostra felicità. Tu sei geloso della nostra felicità, ma la verità è che tu daresti te stesso per la nostra felicità. Signore Gesù, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, perché non c'è un Dio come te, Signore. Signore, tu sei grande e operi cose meravigliose nella nostra vita, cose che noi non potremmo nemmeno pensare, che sono scritte nel nostro cuore, che ci hai fatto per qualcosa di grande, infinito. Perché tu che sei la luce vuoi rendere luce anche noi, che senza di te siamo uno stoppino smorto, spento. Signore, vieni con il tuo Santo Spirito, vieni a riaccendere questa luce, vieni a donarci la tua stessa vita. Thank you.
Io vi raccontavo che la notte si leggeva quel brano del Vangelo, voi siete la luce del mondo, la notte della morte di Chiara, quando abbiamo celebrato l'ultima messa con Chiara, leggevamo questo Vangelo che poi è diventato il Vangelo del suo funerale. E a Chiara le dicevo, Chiara la luce del mondo è Gesù, e gli chiedevo qual è il candelabro, Chiara, il candelabro è la croce. E dicevo, Chiara, tu sei così luminosa perché stai sul candelabro con Gesù. E Chiara è diventata davvero luminosa, mi ha fatto un sorriso indimenticabile. Di solito si scherniva davanti a queste frasi, invece si rendeva conto che stava vivendo esattamente questo mistero.
E adesso questa luce di Chiara spero che sia arrivata in fondo al nostro cuore. E vogliamo che questa luce faccia fuggire le tenebre. Rabbi mi diceva Enrico, venite qui, presentate davanti a Gesù, alla luce del mondo, quello che vi ha adombrato finora, quella menzogna che vi ha abitato dentro e che vi abita dentro. Che non vi permette di credere che Dio è buono, che Dio è padre. E che tutto è per il nostro bene.
un significato scriverlo, guardarlo in faccia, la menzogna. Magari ci siamo portati dietro per tantissimi anni, 30, 40. Qual è? Che sei solo, che te la devi cavare da solo, che le sbagli tutte, non sei capace, non sei capace a nulla, che tu non dovevi esistere. Se ti amava non ti dava quel difetto fisico, quell'endica. Se ti amava non ti avrebbe mai fatto capitare quella cosa che ti è capitata. Se ti amava non ti doveva far nascere nella famiglia che hai avuto, non ti doveva far avere quel padre che hai avuto, quella madre che hai avuto. Dio ti avesse mai amato, non ti avrebbe mai impedito di fare quello che avresti voluto. Di avere un lavoro diverso, di avere una storia diversa, una persona a fianco diversa. Grazie al Signore con te, e benedetta tu sei fra le donne, e il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è nel tuo
intanto grazie per essere rimasto. Yeah.